noi disgrazia ser luca. A una sera trusso una strela nel destino trasalù. Sotto una stella sono nato, il mio destino è già segnato. Da fuori disgrazia trasera, disgrazia è trasero faro. Da sempre sono condannato a portarmi dentro il fado. Disgrazia è dare gente e tanto cantare già rugare. Disgrazia è cantare sempre fino ad aver la voce roca. E un fado teimosamente no coração in abuca. Il fado ostinatamente dentro al cuore e nella bocca. Beh, con la canzone abbiamo introdotto l'argomento che abbiamo come ultimo, il Portogallo, in cui c'è una situazione un po' originale, ma gioco forza, nel senso che non c'era la maggioranza, e prima hanno tentato di fare un governo di centrodestra, non ci sono riusciti, alla fine si è formato questo governo assolutamente un inedito, socialisti e comunisti e una coalizione di sinistra che sta portando avanti la legge di bilancio, una legge quindi di sinistra che tiene a bada però anche il deficit, però non risponde in pieno. Poi adesso vediamo, insomma, quello che la troica europea gli aveva chiesto, e questo, diciamo, è lo smacco veramente che dopo la Grecia, no? Magari si afferma un altro paese mediterraneo che porta avanti una coalizione di sinistra che fa fronte alla troica e non è prona ai diktat della troica europea, della Commissione. Quindi è possibile attuare politiche redistributive, ci si chiede, di sinistra, e nel contempo rispettare i vincoli sul deficit che derivano dalle norme europee? È l'obbligo per i paesi dell'Eurozona di inviare alla Commissione europea la bozza delle proprie leggi di bilancio per il 2017, faremo pure noi, permette di confrontare le diverse scelte di politica economica fatte. In particolare spicca il caso appunto del Portogallo, il quale, sotto il governo guidato dal socialista Antonio Costa, per la cronaca era stato il sindaco di Lisbona, e sostenuto dal Partito Comunista e dal Partito Ecologista, ha presentato una legge di bilancio improntata contemporaneamente ad una severa riduzione del deficit. Si passa dal 4,4 del 2015 al 2,4 del 2016 a 1,6 del 2017. È un approccio redistributivo della politica fiscale.
Sul Financial Times, questo approccio si concretizza in un piccolo aumento per le pensioni basse, in un incremento dei trasferimenti alle famiglie indigenti e in particolare quelle con i bambini, e in una riduzione delle imposte sui redditi più bassi. Come si finanziano queste misure se nel contempo il governo portoghese si impegna a tenere fermamente a bada il deficit? Come amava ricordare Sergio Ricossa, la ragioneria è la vera scienza economica e dunque la strada si fa contabilmente stretta. Coerentemente con una impostazione redistributiva, le risorse vengono trovate aumentando la tassazione sul patrimonio immobiliare, a cui si aggiunge una nuova tassa sulle bevande zuccherate, bella mossa, e un doppio dividendo basato sulla tassazione dei cibi cattivi per la salute. Che bella cosa. Si può essere ideologicamente contrari a questa linea di politica economica, ma il messaggio generale resta: nessuna legge della fisica o della contabilità impedisce di attuare scelte di bilancio redistributive e nel contempo astenersi il più possibile dal deficit, cioè dall'addossare il costo di queste politiche alle generazioni future, come purtroppo abbiamo fatto in Italia. Il primo governo di sinistra nella storia del Portogallo è questo. Cade il governo Passos Coelho. Portogallo ad un bivio, il leader del Partito Socialista Portoghese, Antonio Costa, ha ricevuto l'incarico di formare il governo dal presidente Aníbal Cavaco Silva, dopo il voto di sfiducia che ha bocciato l'esecutivo guidato dal conservatore Pedro Passos Coelho. Successivamente alle elezioni politiche, il presidente Aníbal Cavaco Silva, questo l'avevamo già detto in una precedente trasmissione, si era rifiutato di conferire l'incarico alla coalizione di sinistra, con una motivazione, adesso ve la leggiamo. In 40 anni di democrazia nessun governo in Portogallo è mai dipeso dall'appoggio di forze politiche anti-europeiste, di forze politiche che chiedono di abrogare il Trattato di Lisbona, il fiscal compact, il patto di crescita e di stabilità, lo smantellamento dell'unione monetaria e di portare il Portogallo fuori dall'euro e oltre alla fuoriuscita dalla NATO. Antonio Costa dovrà formare il nuovo governo entro martedì. Costa, che governerà con l'appoggio esterno della sinistra radicale, in una situazione inedita nella storia della democrazia portoghese, ha quindi vinto il lungo braccio di ferro con Cavaco Silva, il presidente che appartiene allo stesso partito di Passos Coelho, che aveva fin qui difeso a spada tratta l'ipotesi di un governo di grande coalizione e si era attirato molte critiche per aver scelto la strada di un governo di minoranza condannato in partenza, piuttosto che incaricare subito il leader socialista. Per la prima prova che il governo di Antonio Costa, ex sindaco di Lisbona, dovrà affrontare sarà proprio la definizione e la presentazione alla Commissione europea e all'Eurogruppo del bilancio del 2016. Ieri l'Eurogruppo si è detto rassicurato sul fatto che il Portogallo sottoporrà la legge finanziaria del 2016 il più presto possibile, ma intanto ha già lanciato un avvertimento: il margine di sicurezza del deficit PIL portoghese è limitato, intanto per evitare che l'evoluzione dei processi politici nazionali metta in discussione il coordinamento e la vigilanza europei sui bilanci. L'Eurogruppo ha deciso di precisare le indicazioni ai governi in caso di ritardo nella presentazione delle leggi di bilancio per assicurare il rispetto del patto di stabilità, nonostante le deroghe consentite ad alcuni paesi per le spese militari. Ecco, questa è un po' questa questione inedita che si sta affermando in Portogallo. Sta succedendo qualcosa di importante in Portogallo, seppure un piccolo paese, di grande storia, ma un piccolo paese.
credo poco più di 10-11 milioni di abitanti, adesso non ricordo di preciso, ma insomma non di più. Però è importante anche questa presa di posizione, questa novità che si introduce, e le novità purtroppo, meno male, verranno, poi giudicheremo, anche dal voto tedesco, dal voto francese e forse anche dal novità o conferme dal voto italiano per il referendum. Bene, adesso mandiamo le ultime canzoni e salutiamo i nostri ascoltatori che hanno avuto, lo dico sempre, la grande pazienza di ascoltarci, però visto che ci seguono con affetto, noi siamo tutti contenti. Vero Federico? Allora salutiamo e ci diamo appuntamento tra 2 settimane alla prossima trasmissione. Assolutamente sì, caro Luciano, e diamo appunto l'appuntamento a tra 15 giorni con Post-it di Luciano qua su Radio Roma Futura, con questa canzone Oleao Signo di Caetano Veloso e Maria Gadù, e andiamo a sentirci quindi in chiusura questa bellissima canzone di Caetano Veloso, appunto, in una versione dal vivo. E la canzone originariamente faceva parte di un CD del 1977 dal nome Bichos, traduzione insetti, animali, e infatti il titolo di questa canzone tradotto in italiano suona più o meno come leoncino. Allora, naturalmente salutiamo anche Marco Wong, che oggi non era in trasmissione, è in giro per il mondo, e lo salutiamo. E speriamo di averlo in trasmissione la prossima volta. Caminhando sob o sol, gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, eu gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você, entra no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba. Está perto de você e entrar no mar.